Le care amiche e i cari amici di Ade Gabri del baule della nonna. Allora oggi, carissimi, andiamo a allargare una camicia che ho trovato di mio figlio. Allora, l'avevo messa veramente, la vedete com'è fatta? Con questi fiorellini piccoli, piccoli, bellissimi. Dico, adesso la taglio e recupero questa stoffa. Che è bellissima con questa fantasia. Mi ricordo che gliela regalò lui andò a lavorare d'estate in una boutique e gli regalò a fine anno, a fine estate, questa camicia e ci andò a un matrimonio. Però io quando lui l'ha messa via, perché nel frattempo è cresciuto e poi queste fantasie a fiorellini non vanno più di moda, ci andò a un matrimonio, mi ricordo. E l'ha messa via. L'aveva messa dentro un sacco veramente. Io, siccome non butto mai niente, porto sempre in chiesa, no? Però questa mi era piaciuta la fantasia. Non guardando la marca di questa camicia, anche perché io le marche da uomo, che te capisco. Al che oggi stavo ad armeggiare con sta camicia, ho detto, mo. L'allargo insieme alle amiche e ai miei amici. Nel frattempo arriva mio marito a chiedermi una cosa e guarda casualmente la marca di questa camicia. E ha detto che praticamente Aglini. Questa è una famiglia, una camicia che costa una barca di soldi. Tu non ti rendi conto che tagli, che vai a rovinare. Perché dico, mo, taglio le maniche, allargo di lato. La volevo proprio, distruggere. E mi ha detto, ma scusa, provatela. Prima se l'è provata lui. Poi ha visto che proprio. Io perché adesso mi sono dimagrita, perché se no era impensabile che mi potesse entrare una camicia del genere. Anche perché adesso ve la faccio vedere. È tutta avvitata, già mi schiatta così, vedete? Le cicce. Però al limite uno di sotto sopra ci mettiamo un golfino e andiamo a riutilizzare. Che poi l'ho guardata, è tutta proprio raffinatissima, cucita alla perfezione. Insomma, si vede che è una marca italiana di buona che fa camicie di alto livello. E allora ho detto no, non la posso tagliare a pezzi e fare tutti questi casini che volevo fare. Vado adesso a scucire le pence dietro. Queste due. Ci sono anche queste qui, vedete? Però ci ho provato, c'è doppia cucitura su queste pence. E poi dopo mi rimarrebbe quei 5 centimetri, mezzo centimetro di qua e mezzo di là, che mi potrebbe fare delle frollette, mi potrebbe fare dei piccoli gonfiori. Sia qua sopra che qua sotto, va bene? Perciò io l'ho studiata bene. Oltretutto, sta camicia, scusate, è elasticizzata come stoffa. Perciò è abbastanza morbida. È una stoffa di cotone elasticizzato. Ok, adesso me la tolgo e andiamo. A proposito, andatevi a guardare. Allora, sto facendo i tutorial a uncinetto nonostante il mio ditone che mi si blocca. Guardate che meraviglia sta maglia, eh? Eccola qua. Faccio 2 o 3 giri al giorno. Sto facendo il dietro ora. Andatevi a guardare i tutorial di uncinetto perché se no stoppo io, non ne faccio più perché non vale la pena lavorare, eh? Per me sola, perché io posso pure far meno, sono pieno di maglie. Oh, guardate che meraviglia questa maglia. Chi non sa fare, perché molti mi hanno detto: ah, io non so attaccare sti fiori, non ci ho capito niente. Fate solo la rete. L'ho vista su una boutique, è tutta rete, gilet, arriva fino alla coscia e poi viene attaccata da una fusciacca o da una cintura in vita. È dorata. Dorata, non dorata Lurex, ma dorata in questo così, capite?
In boutique l'ho vista esposta con quella rete lì, perciò è l'ultima moda. Ok, raga? E allora andatevi a guardare il tutorial. Io non ho fatto prima, ho fatto vedere come si fa la rete, poi ho fatto vedere come si fanno i fiori e come si attaccano. Vedete come viene fuori? Io l'ho messo dalla parte superiore. Adesso il dietro, per ovviare a tutto sto lavoro dei fiori, andrò a farlo tutto rete e vado a chiudere la barchetta. Già sto preparando il tutorial. Mi mancano ancora 10 giri e vamos con questa maglia bellissima. Ok, vamos qua. Non me spoglio. Ok, mi sono spogliato e ho indossato la casacca che abbiamo fatto lo scorso anno con l'uncinetto intorno alla scollatura e la manichetta a conchiglia. Queste le potete usare, andate sulla playlist uncinetto e trovate sia le maniche che la scollatura. La potete usare anche sulle maglie che si comprano, maglie anonime, tagliate la manica oppure prendete la giro manica e con mezz'ora ognuno o un'ora ogni manica voi realizzate un qualcosa di particolare. Ok, ragazze? Vamos! Allora, per prima cosa, come vi ho detto, io adesso vado a scucire le pants dietro alla casacca, alla camicia. Eccola qui, eccole qui. Perché qualcosa la pants fa. Adesso vi dico quando misura questa, che questa è la misura slim. Allora, praticamente un centimetro sono 2 centimetri, per parte già sono 4. E devo accendere la luce, la posiziono perché è cucita proprio con un punto fitto, 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 raga. Potremmo prendere invece delle forbicine, il tagliasole. Però il tagliasole, mamma mia ragazze, me sono ciecata io qua. E vado a scucire, vedete? Allargo piano piano. Una volta che ho scucito un po' sul dietro, posso... No, qua è peggio, si vede di meno, perché la fantasia è piccolissima e non mi va di fare i buchi. Insomma, qui ci vuole un po' di pazienza. No, torniamo al rovescio. Mettiamolo sotto la lampada e scuciamo la nostra pence. Ecco qui, vedete, basta trovare la parte del dietro, cioè al contrario, in modo piano piano tirare, anche se sto pollice è andato. E guardate che bella apertura. Nel frattempo, mentre sto scucendo, prendiamo un po' un ago, che è meglio. Sì. Eh sì. E vi ricordo di iscrivervi al mio canale. Lo so che adesso fa caldo, d'estate voi ci avete da fa, cioè ci avete da andare a spasso. Eh?
Anch'io c'ho da andare a spasso, anche perché è tutta la vita, che non, è 3 anni che non vado a spasso, ragazzi, con questa gamba che era bloccata. E allora, adesso con la gamba nuova, qualche passeggiata me la vengo facendo. E allora, però non vi lascio sole, eh? Ok, adesso metto in pausa e poi scucio pure dall'altra parte. Intanto ci siamo guadagnate 2 centimetri. Molto probabilmente, se io scucissi pure il davanti, vedete che bel pezzo? Guardate. Potrei fare a meno di allargarla dalla manica in poi, però per stare più comoda, per non avere problemi, perché tu magari tira, adesso cerco un merlettino. Chi non ha, cioè qui il merlettino ci sta bene. O se no, un pezzettino di stoffa se ce l'avete, un grogré, però io mo il grogré bianco non ce l'ho. Questa è una bella camicia e non mi va di sciuparla, di farle delle, farci delle cose, di renderla insomma. Ok, continuo da sola. Ok, carissimi, adesso io vado a tagliare sulla cucitura della. Questa la togliamo la marca. Fino alla manica. Ho trovato questo merletto. Diciamo che penso che andrà bene per me. Mi dà quella morbidezza. 4 e 4, 8 centimetri. Togliendo le cuciture, vengono di me, viene di meno, ma di più non ce l'ho, che poi dopo è troppo grosso. Avevo visto pure quello l'incasso ad uncinetto, ma è troppo massiccio il filo. Quello più sottile me lo so finito, l'incasso, e perciò. Allora, qui di lato c'è la cucitura all'inglese. La cucitura all'inglese che l'ha fatta con doppia cucitura dura da un lato e doppia dall'altro, perciò è impensabile che io mi metta a scuci questa e che vado a mettere sotto stress la mia mano sinistra, raga, perché così è. Allora qua ci sta il bottoncino, lo mettiamo da parte e andiamo a tagliare i lati così. Tagliando alla metà della mia cucitura, cioè vedete com'è la cucitura all'inglese, io sto tagliando a metà. Così questa me la metto a settembre, eh? Una bella camicia, una bella marca con un bel collo. Un bel tessuto. Lo vedete, sto seguendo la cucitura sulla manica. Non vado a tagliare qui sull'apertura, ok? Continuo tranquillamente sulla cucitura. Ok. Io adesso qui non vado, possiamo pure aprire il polso. Se il polso vi sta troppo stretto, voi lo aprite, arricciate il merletto, così lo arricciate, lo infilate dentro. Se
Siccome a me il polso mi sta bene, io non vado a fare tutte queste mattezze, raga. Mi sta pure largo, ok? L'apertura rimane quella da uomo, fregasene, perché non è che noi possiamo stravolgere l'apertura, è impossibile. Cucire, insomma, sarebbe una cosa da matti, secondo me. E adesso che cosa faccio io? Vado a tagliare pure dall'altro lato e vado a piegare il mio pizzo, lo metto qui ben bene e lo vado a cucire. Allora, sto pensando, lo cucio a dritto? Penso proprio di sì, perché il bordo è rifinito qui, no? E allora, lasciamo un pezzettino e cuciamo. In questo modo, perché come potete vedere, la cucitura che noi abbiamo tagliato per metà è anche ben rifinita. Però, con i lavaggi si potrebbe lasciamo un pezzettino, ci ho ripensato. Lo vado a cucire così poi lo ribatto, vedete, con un bello zig zag in modo che mi viene bello rifinito. Così. Così. Proviamo da quest'altro lato. Le sarte diranno: ma che sti fa? Noi proviamo, raga. Noi proviamo. Proviamo, proviamo, proviamo. Sì, come abbiamo fatto prima. Cioè, piazziamo così, facciamo lo zig zag, lo ribattiamo. In questo modo, oppure prima facciamo lo zigzag, poi lo cuciamo con una cucitura dritta e lo ribattiamo così. Ok, vamos, 17 minuti. Ecco qui, ragazzi, ho cambiato la spoletta perché ci stava ancora quella verde che abbiamo fatto le iniziali. Ok, in questo modo vado a fare lo zigzag in modo che la mia stoffa, ci lascio un pezzettino per rimetterlo dentro. Forza Gabriella, non mi si sfila, ok? E mettiamo 5 zigzag, aumentiamo un po' perché tanto fitto non serve. E vamos. Sta cucendo con lo zigzag. Lo scalfo, ok? Lo scalfo se sta un po' più morbido, ci cioè tira di meno sotto le ascelle, il seno. Sul seno, ok? Perciò noi sempre proseguiamo tutto dal dado tagliato fino all'inizio della cucitura di fianco. Ok, ragazzi, qua in fondo tagliamo un po' di più, perché a volte non ci può coincidere per un centimetro e noi lo facciamo coincidere. Abbondiamo.
20 centimetri non è che ci costa chissà che, perciò abbondiamo. Vamos sull'altro lato. Ok, raga, mettiamo precise, qui in fondo, questa è la parte della non del polso, ecco, adesso vedete, ho ribattuto e vado a fare pure di qua il mio zigzag. Allora, vediamo, coincide? Pare di sì. Pazza Gabriele. Ah, ecco, questa stava un po'. Stava più lenta la macchina, perché ieri abbiamo fatto le iniziali, ve le ricordate? Andatevela a vedere. Ok ragazzi, sul polso vedete, noi facciamo una pieghettina, o scuciamo oppure ribattiamo un po' indentro, quello che faccio io perché viene preciso, e così viene tutto ben rifinito, va bene? Vamos. Ok, ago e filo, noi andiamo a bloccare rimettendolo in dentro il nostro merletto e lo blocchiamo sul polso. Chi lo va a scucire lo scuce. Che miseria, ho preso un ago troppo grande. Devo prendere il ditale, raga. E ora pareggiamo dalla parte della camicia. Allora, io non ho fatto il trapunto dritto perché il mio zigzag è molto molto serrato. E allora, non serve, ok? Anche perché cucendolo qui ci si restringe e dovremmo tribolare un bel po'. Ok. Rifiniamo, mo accendo il ferro perché questa stava buttata. Mezzo alle stoffe da recuperare, pensate un po'. E allora adesso vi faccio vedere e poi io da sola vado a fare l'altro lato. Accendo il ferro. Eccola, vedete? Vamos, raga. Sto ritagliando l'altro pezzo, avete capito? Sì. Lungo la cucitura che va dal fianco al polso. E guardate i tutorial, no che non ci capite perché non li guardate e poi chiedete a me, ok?
Bamboline. Vamos. Eccola la camicia. Dai. Detto mio marito, bellissima. L'hai potuta riutilizzare. Dietro le pence le abbiamo scucite. Potevamo scucire pure queste, ma dopo c'è il taschino. Qua ci fa una specie di ciaffo qui e sotto, lasciamo perdere così. Un golfino e abbiamo riutilizzato una bellissima camicia. E allora guardate i tutorial, amiche mie, mi raccomando. Oh, che fate? Non andate sempre a spasso? Anzi, vi voglio ricordare questo ultimo che ho fatto. Ricamiamo a zig e zag le lettere sull'asciugamani, sui bavaglini, sia sulla bavaglino sia sulla stoffa. Andate a vedere come l'ho ricamato. E allora, amiche mie, guardate che carina! È più comoda. A voglia. Dai. E allora, un abbraccio. Di nuovo, guardate i tutorial perché ne state guardando per niente. Va bene? Mi raccomando, e iscrivetevi. Vabbè, che voi alla fine non ci arrivate mai a vederlo. Soltanto le mie amiche affezionate lo fanno. Ciao a tutti.